L'acqua da sempre svolge un ruolo fondamentale nell'affermazione della decadenza di sistemi e società. Scoperta la sua versatilità sul versante meccanico, ha partecipato anche alla trasformazione di attività artigianali plurisecolari, cambiando per sempre sistemi produttivi, società e individui. Nel Friuli di ammigrazione stagionale delle cooperative della povertà, l'acqua, che aveva svolto per secoli i ruoli più disparati nelle diverse attività, tra 800 e 900 iniziò a essere sfruttata nella produzione di energia meccanica e successivamente quella elettrica. Oggi il nostro viaggio nel tempo parte da Pesaris, frazione di Prato Carnico e culla dell'arte orologiaia, un'attività passata dal mondo artigianale a quello industriale. Nel solco delle leggende tipiche del mondo montano, anche l'arte orologiaia non trova una collocazione storica certa tra i flussi migratori col mondo mitteleuropeo e i collegamenti con la Foresta Nera. Tuttavia, quel che sappiamo è che all'inizio del Settecento furono due le famiglie che ne determinarono il successo, i Cappellari e i Solari. Quest'ultima fu in grado di trasformare quest'arte plurisecolare in un'attività industriale, anche grazie a complessi sistemi idromeccanici. La famiglia Solari iniziò una produzione di orologi, telindicatori e timbri a cartellini che le permisero di imporsi sul mercato internazionale e raggiungere uno dei suoi apici quando, dall'incontro di un'arte secolare e il genio di Ginovalle, nacque l'orologio cifra 3. Ci ha raggiunto qui, davanti allo stabilimento storico della Solari, il professor Mario Robioni, professore di storia economica presso l'Università di Udine e che nei suoi studi, nelle sue ricerche, si è occupato anche della storia di questa azienda. Quali furono i fattori che di fatto favorirono lo sviluppo industriale e economico di questo territorio e della regione Friuli Venezia Giulia? Se ci riferiamo in particolare all'area montana, non possiamo far cenno almeno due aspetti. Uno riguarda le risorse naturali e mi riferisco in particolare all'acqua e al bosco, quindi al legno. L'altro è un aspetto che riguarda l'aspetto sociale e il fenomeno migratorio. Per il posto dove ci troviamo fondamentale è stato l'altro aspetto, quello dell'emigrazione, perché l'emigrazione ha consentito di formare le persone, di acquisire attraverso i viaggi competenze e conoscenze tecniche e commerciali. Ciò ha consentito di far sì che le persone potessero abituarsi non solo al sacrificio, quindi allo sforzo, ma soprattutto abituarsi a cogliere le opportunità e le novità che venivano presentate sul mercato. Le storie di quelle che alla fine dell'Ottocento erano poco più di piccole imprese artigiane ci mostrano già alcuni segni caratteristici dell'industria friulana moderna. Mi riferisco al carattere familiare, quindi all'importanza della famiglia, al ruolo della famiglia. Mi riferisco anche alla spiccata vocazione all'export. Il caso della Solari è emblematico da questo punto di vista fin dai primordi, quindi fin dal XIX secolo. E poi ad una spiccata capacità, altrettanto spiccata capacità nell'innovare, nei prodotti e nei processi. Il luogo senz'altro dove ci troviamo ci racconta benissimo questa storia che oltretutto è ultrasecolare. Tornando alla questione dell'acqua come fonte di produzione di energia meccanica ed elettrica, che impatto ebbe questa fonte sullo sviluppo industriale e economico di questo territorio? Bisogna ricordare che la costruzione delle grandi opere infrastrutturali, mi riferisco alle dighe e poi alle centrali idroelettriche che si erano realizzate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si rivelò importante non solo per la produzione di energia idroelettrica determinante per lo sviluppo dei processi industriali, ma grazie al connubio con le attività poste in atto, in essere dai consorci di bonifica, si rivelò determinante anche per importanti opere di trasformazione fondiaria e quindi per l'ulteriore sviluppo agricolo di un'area molto importante della pianura friulana. Si
Siamo al Museo dell'Orologeria di Pesaris e ci accoglie Alceo Solari, a cui va innanzitutto il mio ringraziamento per la sua disponibilità. E a cui colgo l'occasione di chiedere, abbiamo capito come quest'arte sia parte integrante di Pesaris, ma cosa significa per lei e per questa cittadina questa eredità? L'eredità per me rappresenta, diciamo, uno spirito imprenditoriale che si è sviluppato in un paese alpino lontano dalla città, che praticamente ha capito che per operare occorreva conoscere il mondo, viaggiare, conoscere, diciamo, le arti che esistevano, scegliere, diciamo, una strada e portare questa strada con passione e ingegno. Questo è un po' la sintesi, diciamo, dello sviluppo, che poi nasce con una grande passione e capacità, io la chiamo imprenditoriale, in quanto, diciamo, ha superato quelli che erano i vincoli, diciamo, legati ai trasporti, alla mancanza di competenze locali, e quindi ha portato tutte queste esperienze a Pesaris in maniera molto approfondita, raggiungendo dei livelli di competenza e di innovazione che sono oggi noti in tutto il mondo. Mi permette una domanda secca: perché venire a Pesaris e perché venire a visitare il Museo dell'Orologeria? Venire a Pesaris significa conoscere quello che rimane di questa esperienza, quali sono, perché, diciamo, qui a Pesaris noi abbiamo un gruppo di artigiani che hanno realizzato gli orologi monumentali che abbelliscono, diciamo, il paese e che rappresentano anche loro quelle che erano le competenze, le capacità di innovazione di persone che hanno lavorato nell'azienda. Questo è un motivo. Un secondo motivo è per conoscere una storia che è una storia unica a livello, praticamente, io dico a livello nazionale senz'altro. Non ci sono aziende che sono rimaste sul mercato per oltre 300 anni, che sono state capaci di cambiare le loro capacità di produzione seguendo l'evoluzione del mercato, della tecnologia e innovando continuamente. E ora lasciamo Pesaris per raggiungere Valnisio, un altro luogo dove l'acqua svolse un ruolo altrettanto fondamentale. Abbiamo capito come l'acqua e l'energia meccanica prodotta da essa avviarono un cambiamento determinante nel tessuto economico-produttivo della regione. Il nostro viaggio nel tempo continua a Malnisio. Siamo a Montereale Valcellina. Questa è l'ex centrale idroelettrica, un gioiellino museale di un'epoca non molto lontana e simbolo della trasformazione industriale della regione Friuli Venezia Giulia. Siamo in compagnia di Sonia De Biasio, responsabile per la didattica della centrale idroelettrica, a cui voglio chiedere perché e come mai nasce qui la centrale idroelettrica. A fine 800 in Valcellina mancava una via di comunicazione, una strada. L'ingegner Zenari avrebbe dovuto realizzare tale opera e fece per questo vari sopralluoghi qui in queste zone e capì che avrebbe potuto sfruttare le acque del torrente Cellina, realizzare dunque una centrale idroelettrica che avrebbe poi portato corrente elettrica in modo ufficiale dal 1905 a Venezia. Siamo in compagnia di Luca Marigliano, responsabile per i musei Montereale e Valcellina, a cui va innanzitutto il mio ringraziamento per l'accoglienza oggi. Qui voglio innanzitutto chiedere che futuro, che progetti attendono questa struttura che ha avuto un passato così importante. Il progetto cardine per quanto riguarda le prospettive future di questo museo è il progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che rientra nei contenitori culturali creativi. Questo museo nel 2024 sarà dotato di un percorso di digitalizzazione dei contenuti, un percorso digitale
che permetterà ai visitatori con diversi livelli di approfondimento di scoprire, di conoscere, di sperimentare quelle che sono le caratteristiche tecnologiche di questa struttura, caratteristiche che, come avete sentito, molto molto complesse, molto importanti da divulgare. Quindi come funzionerà questo sistema digitale di visita? Ma sostanzialmente è basato sulla presenza di alcuni marker a cui un sistema digitale composto da tablet e un caschetto audio amplificato reagirà per poter aumentare tutte le informazioni anche attraverso una serie di render quotati esattamente sui gruppi elettrogeni. Il visitatore potrà scegliere il suo livello di approfondimento. Prima di concludere il nostro breve viaggio nel tempo, io vi invito a esplorare e visitare gli altri luoghi che raccontano la storia produttiva economica del Friuli Venezia Giulia.